Passiamo adesso alle tecniche. Abbiamo analizzato il business, abbiamo analizzato le buchi e adesso dobbiamo analizzare i nostri clienti. Tutto quello di cui abbiamo sentito parlare da Adriano anche prima, tutto quello che facciamo nella prima fase, quando definiamo il business, non sono altro che delle ipotesi. Sono delle ipotesi che il founder della startup, il proprio team, fa all'interno di un ufficio piuttosto di una camera, in cui mettono insieme la loro visione di business, come il loro business dovrebbe essere in futuro. Quello che invece bisogna andare a vedere è andare a testare queste ipotesi sul campo, e quindi è fondamentale per la startup fare un'attività di studio approfondito dei suoi futuri clienti. Questo studio dovrebbe essere particolarmente incentrato sul capire le esigenze e i bisogni dei clienti, perché sono i clienti stessi che poi decideranno se il fallimento o meno dell'azienda in futuro. L'azienda o la startup dovrebbe, con il suo prodotto o con il suo servizio, rispondere a uno di questi bisogni. Ancora meglio se questi bisogni, se un cliente ha un problema e quindi ha un bisogno che sta cercando lui stesso di risolvere in qualche modo, anche se non riesce a risolvere completamente. Per questo motivo viene fatto un processo, che è il processo di customer development, e questo processo si incentra su un punto fondamentale, ed è quello in cui i clienti non esistono per comprare, ma è l'azienda che esiste per i clienti. Ed è questo un punto molto importante che molte startup forse ancora hanno bisogno di capire, perché molto spesso un prodotto può essere un prodotto molto bello, un prodotto che piace moltissimo al team, al founder della startup, ma spesso questo prodotto non è un prodotto di cui il cliente ha bisogno, e non è un prodotto che potrebbe trovare spazio nel mercato. E questo, dopo, con questa frase, che è proprio di Steve Lane, il padre fondatore di questo processo, cominciamo a vedere come è fatto proprio questo processo. Si può dividere in due fasi, ed è una prima fase che è la fase di ricerca e una seconda fase è la fase di esecuzione. Nella prima fase faremo delle attività di customer discovery, e quindi scegliere e selezionare quali sono i clienti a cui io, startup, voglio proporre il mio prodotto. Una volta che ho scelto questi clienti, poi devo validare, quindi devo vedere se la scelta che ho fatto è una scelta giusta e se questi clienti hanno veramente un bisogno in esso di questo prodotto che io sto mettendo nel mercato. Solo successivamente passiamo alla seconda fase, che è la fase di esecuzione. In questa fase ci sono due attività. La prima è l'attività di customer creation, e quindi io ho già selezionato i miei clienti e so che questo prodotto risponde al loro bisogno. A questo punto voglio accrescere i clienti e quindi ne voglio attirare dei nuovi. Come posso fare questo? Per poi finire con la costruzione vera e propria dell'azienda e quindi mettere in piedi proprio una struttura aziendale vera e propria. Cominciando con la prima fase, che è quella di customer discovery, vediamo appunto quattro diverse attività. La prima è quella che abbiamo visto anche con il primo intervento di Adriano, quindi formuliamo insieme al team delle ipotesi sul nostro business e definiamo il nostro business model canvas, così come noi pensiamo che in futuro questo business diventerà. Successivamente passiamo al test del problema. È molto importante in questo caso testare prima il problema e solo dopo testare la soluzione, che sarebbe ovviamente il nostro prodotto. Il problema vuol dire vedere nel mercato proprio se esiste un problema latente, un problema a cui i consumatori stanno cercando di rispondere. Solo dopo che ho individuato bene questo problema potrò pensare a trovare la soluzione. E quindi potrò pensare di fornire questa soluzione attraverso il mio prodotto oppure attraverso il mio servizio. Una volta che ho individuato la soluzione dovrò testarla. Testo la soluzione che ho individuato nel mercato e vedo se questa soluzione risponde a questo problema. Da tutto questo processo
avrò dei dati, quindi avrò una verifica e quindi potrò tornare dopo nel mio business model canvas e modificarlo a seconda dei risultati che ho ottenuto da questi test. Quindi potrebbe succedere, ad esempio, che un segmento clienti preso in considerazione, che poteva essere uno dei più importanti, si riveli invece poco importante. Oppure un canale che pensavo fosse uno dei canali che comunque alla mia azienda non sarebbe stato interessante, posso scoprire invece che è un canale su cui bisogna puntare di più in futuro. E quindi il ciclo ricomincia finché non avrò verificato tutte le ipotesi e trovato quella che meglio risponde quella soluzione che meglio risponde al problema. Una volta selezionato i clienti, poi devo essere pronto a validare, quindi essere certo che sono proprio quelli i segmenti clienti a cui dovrò rivolgere in futuro. E quindi la startup deve essere in questo caso pronto alla vendita. Devo proporre il mio prodotto ai clienti, devo andare, come Steven dice, che cosa è il building. Devo andare fuori dal posto dove io faccio le ipotesi con il mio team, andare nel mercato e testare il prodotto vero e proprio nel mercato. Testarlo e vedere se veramente un cliente potenziale vuole o comunque vorrebbe pagare in futuro questo prodotto. Nel momento in cui riesco ad avere un feedback dal consumatore e capisco che questo consumatore è pronto a pagare per questo prodotto, allora il prodotto soddisfa le sue esigenze e i suoi bisogni. E allora penserò a definire il posizionamento sul mercato rispetto al competitor, rispetto agli altri brand. Un posizionamento che non deve essere solo nel mercato, ma anche nella testa stessa del consumatore, in cui lui percepirà in un modo piuttosto che in un altro il mio prodotto. Lo stesso, tutto questo verrà verificato, verrà fatto molteplici volte, finché non arriverò ad avere un prodotto che soddisfi nel miglior modo possibile i clienti. E quindi tornerò dopo la verifica della parte dell'MVP, della vendita, e migliorerò, aggiungerò dei features che sono stati consigliati ai consumatori, oppure toglierò alcune che invece erano superflue e poco interessanti. Solo successivamente potrò poi pensare a creare una vera e propria strategia di marketing. Una volta che ho i clienti, so che questi saranno i clienti, poi penserò a come attirarli, a come mantenere questi clienti, che è una delle cose più difficili anche per le aziende, non soltanto per le start-up, e a come accrescere il numero di questi clienti. Questo lo facciamo attraverso tre tipi di attività. Una è un'attività di tipo get, di tipo keep e grow. Una volta fatto tutto questo, la startup sarà in grado di innescare una viral loop, quindi un marketing virale che farà conoscere il prodotto o il servizio della startup nel mercato. Alcune delle strategie e attività più comuni che riguardano queste tre fasi, get, keep e grow, possono essere queste. Nel get, la startup deve far arrivare il cliente o comunque il consumatore a conoscenza del suo prodotto, per poi stimolarne l'interesse verso il prodotto e facendo in modo che il consumatore cominci a prendere in considerazione il nostro prodotto, fino poi a concludere l'attività di acquisizione del cliente con l'acquisto vero e proprio del prodotto. Poi passiamo alla fase keep, che è come mantenere i clienti, appunto è una delle attività molto difficili, soprattutto nei giorni d'oggi, nella situazione economica di oggi, e alcune delle attività possono essere un programma di fidelizzazione verso i clienti, dei update del prodotto e quindi miglioro il prodotto, soprattutto se parliamo di software, e rimetto nel mercato nuovi prodotti con nuovi futures, meglio se queste futures sono state definite andando ad analizzare quello di cui il cliente ha bisogno. Oppure con delle indagini di soddisfazione dei clienti. Questo serve per mantenere una certa relazione tra azienda e cliente, e questo anche con canali innovativi come i social network può essere molto facile e abbastanza automatizzato per l'azienda. Infine arriviamo all'ultima fase, che è la fase grow. Come Steve Black stesso dice,
dice, se è una startup si deve trovare forse il problema di fare una strategia di tipo prova, allora deve essere soddisfatta e deve, di quello che ha fatto. E in questo caso abbiamo quattro tipi di strategie, che potrebbe essere un'attività di unbuilding, e quindi dividere il prodotto in diversi prodotti, partendo da un prodotto di qualità base, una feature base, che avrà un prezzo inferiore ovviamente, ad un prodotto con features in più, con qualità più alta, che avrà un prezzo più alto. Un'altra attività è quella dell'upsell, quindi cercare di vendere nuove release di prodotto al cliente, attrarre il cliente attraverso miglioramenti, attraverso nuove cose che andiamo ad aggiungere al prodotto, al servizio. Un'altra strategia è il cross-sell, quindi proporre al cliente dei prodotti o dei servizi complementari al prodotto che è il core business dell'azienda. Per cui arrivare alle pedals, quindi a stabilire una buona reputazione da parte dell'azienda, nella testa del cliente, ma anche nel mercato, e quindi innescare così la viral del gruppo. Solo dopo aver fatto tutte queste attività, dopo aver fatto tutto questo molto approfondito sul cliente, possiamo andare a considerare la parte di company building, e quindi considerare di arrivare a strutturare, costruire, strutturare ed organizzare l'azienda, perché solamente ora la startup che parte con un obiettivo che è quello della ricerca, come ha detto Michele all'inizio di questo evento, può passare alla fase di esecuzione, quindi solo ora la startup può considerarsi una vera e propria azienda. E questo è tutto. Considerazioni?